Anche nel 2014 abbiamo superato il target di legge che ci assegnava un certo quantitativo dell'ordine delle 230.000 tonnellate e siamo riusciti a raccoglierne e gestirne almeno 20.000 tonnellate in più, arrivando quindi a un record di 252.000 tonnellate raccolte punto a punto presso tutti i generatori di questo rifiuto che sono i gommisti e averle portate tutte al recupero di materiale o di energia. È uno sforzo enorme ovviamente di natura logistica perché serviamo 40.000 punti di generazione di rifiuto in tutta Italia, ma ancor più il nostro sforzo è nella parte di favorire il recupero di materiale rispetto al recupero energetico. Come tutti sapete il legislatore europeo e il legislatore italiano danno forte priorità al recupero di materiale rispetto al recupero energetico perché si vede sempre di più quanto sia importante assicurare al materiale più di una vita. La conclusione è che oramai nessun materiale può essere usato una volta soltanto e poi diciamo buttato, ma deve essere riutilizzato più volte, soprattutto in un continente come l'Europa e in un paese come l'Italia, in cui le materie prime sono veramente scarseggianti e in alcuni casi addirittura nulle, nel senso che tutto il materiale, tutta la materia prima viene importata. È così per la gomma. L'Italia non produce gomma sintetica chimicamente e non ha le piantagioni che ci sono solo nei paesi dell'estremo oriente, quindi per la gomma l'Italia è totalmente dipendente dalle importazioni. La nostra capacità di utilizzare maggiormente gomma che ha già fatto un ciclo di vita in un pneumatico, in successivi cicli di vita di altri prodotti che hanno bisogno di gomma ma non necessariamente di gomma vergine, diventa quindi estremamente importante sia sul fronte della tutela dell'ambiente, perché vuol dire non abbandonare più nessun rifiuto, ma vuol dire anche posti di lavoro e investimenti, quindi il versante economy della green economy viene effettivamente messo in pratica. Questa è la nostra sfida, essere capaci di sostituire sempre di più utilizzi di gomma di importazione, utilizzando la gomma che già abbiamo, facendo in modo che quindi il cittadino benefici sia del fatto ambientale che del fatto dell'economia.